pubblicizzata in rete, ho trovato che il tuo libro era stato recensito da Omar Di Monopoli, che è un grande e bravo scrittore che io stimo tantissimo. Che impressione ti ha fatto leggerlo sul suo blog? Sì, con Omar ci sentiamo da un po' di tempo, perché io lessi, lui ha scritto una trilogia western pugliese, l'hanno definita. Che dovrebbe essere molto fatta pure sceneggiata, se sì, non sbaglio. Sì, stanno lavorando su tutti e tre, però sono tre progetti indipendenti di film. Quindi è tutto un altro genere, molto più serio, ma bello, bello da leggere. Poi Omar c'ha uno stile fantastico di scrittura, e quindi ci iniziamo a sentire dopo che avevo letto i suoi romanzi e siamo rimasti in contatto. E quindi quando stavo per uscire gli ho detto: guarda, adesso pubblico il romanzo, ci sentiamo, magari se ci potessimo vedere, perché poi non ci siamo mai visti dal vivo, perché lui è in Puglia, in Manduria, quindi insomma così. E poi insomma mi ritrovai questa anticipazione che gli avevo passato per fargli leggere un po' il romanzo, e sì, è stato bello, anche perché insomma a me fa piacere, perché è un amico, lo dico sempre, ma è anche un grandissimo scrittore, avere la sua stima per me è importante, ecco. Antonio, tu hai qualche altro? No, Angie prima ti chiedeva quanto c'è di te in questo libro, no, di autobiografico, quanto c'è invece della Penisola Sorrentina, quanto le persone che stasera hanno comprato il libro riconosceranno qualcosa del loro territorio? Ma più che le persone, forse certi meccanismi sociali, perché a un certo punto della storia Stefano studia fuori sede a Roma e a un certo punto della storia deve tornare per una festa a cui è obbligato a tornare, di un parente che non conosce, non ha mai visto, quindi cioè, ma non penso poi sia tanto della penisola, il discorso un po' che facevo prima su Piero Chiara, è così che funziona insomma, perché la famiglia è un valore importante, però ha dei, come dire, forse anche lì degli effetti collaterali, però insomma, tornando in penisola sorrentina, non ho specificato dove, però la festa è a Positano, Stefano si rende conto un po' che insomma va bene voler fuggire, ma ci sono certe cose che forse non vanno lasciate indietro, fa bene tornare o restare, perché è un diverso modo, è una diversa scelta. Lui si troverà anche un paesaggio un po' deturpato, ritorna quindi il tema dei paesaggi, e a suo modo sì, lui non voleva tornare, però tornando vivrà anche dei momenti, anche il momento, un momento televisivo che è strano, ma il momento televisivo che è abbastanza malinconico, però l'ho ambientato di proposito quando lui è tornato a casa, perché è un passato che anche quello fa parte delle sue radici. Quindi sì, lui voleva scappare, o forse no. Quando torna neanche ha capito, insomma, volevo rendere importanti le radici, ecco. Sempre naturalmente senza appesantire, perché insomma il libro rimane leggero e fluido, forse quello è l'unico pregio che mi voglio dare da solo. Stai pensando a un prossimo...